Ciao, sono Federica. Io sono Marti. Mi chiamo Alice. Sono Simone. Ciao, mi chiamo Cucu. E per me intercultura è crescita. Stupirmi. Conoscere veramente cos'è il mondo. Per me intercultura è rinascita. Per me intercultura è un racconto. Buonasera a tutti, io sono Martina e sono una volontaria di Intercultura del Centro Locale di Asti. Benvenuti a questo web seminar in cui avrete appunto la possibilità di fare le domande di Intercultura, ma soprattutto noi volontari risponderemo a quelle che sono state le vostre domande che in queste settimane avete potuto fare nel momento in cui vi siete registrati. Vi racconto brevemente chi sono e perché sono volontaria di Intercultura. Ho partecipato nel 2010-2011 all'anno degli Stati Uniti, ovvero ho trascorso un anno all'estero in una famiglia e in una scuola statunitense, grazie appunto a un programma di Intercultura. Sono diventata poi volontaria, una volta che sono rientrata in Italia, per ricambiare quello che mi era stato dato dai volontari durante la mia esperienza. Come me in Italia ci sono altri 4.500 volontari, di cui alcuni sono studenti che appunto come me hanno trascorso l'esperienza all'estero. Altri sono insegnanti che hanno ospitato nelle loro scuole studenti stranieri o che hanno accompagnato i loro studenti italiani durante l'esperienza all'estero. Altri ancora invece sono genitori che hanno o inviato i loro figli all'estero oppure hanno ospitato uno studente straniero nelle loro famiglie. Pensate che in tutto il mondo ci sono altri 200.000 volontari, siamo davvero tantissimi, siamo proprio il punto di forza di questa associazione. La particolarità di Intercultura è proprio questa, si tratta di un'associazione di volontariato che è nata per promuovere il dialogo interculturale attraverso l'esperienza degli scambi culturali. Intercultura può contare quindi su uno staff ovviamente organizzato in tre uffici, che sono quelli di Milano, di Roma e di Colle Valdelsa, che si trova in Toscana, ma soprattutto su noi volontari, che siamo il cuore dell'associazione. Siamo distribuiti in tutta Italia, in particolare in 155 centri, in modo capillare su tutto il territorio nazionale. E seguiamo il percorso dei ragazzi, dal momento in cui appunto si iscrivono o si informano su quelli che sono i programmi di intercultura, li seguiamo poi durante il loro percorso all'estero e infine quando poi rientrano, avendo poi la possibilità di diventare come noi dei volontari. Lo facciamo proprio perché crediamo che queste esperienze possano essere vissute in modo molto più ampio che non uno semplice soggiorno studio all'estero, ma si tratta proprio di un progetto educativo che merita quindi di essere seguito, in particolar modo da noi volontari che, avendo vissuto o come studenti o come famiglie che hanno appunto inviato i loro figli, possiamo immedesimarci e capire in modo più vicino quali possono essere i dubbi degli studenti e immedesimarci nel loro vissuto. Prima di entrare nel vivo di questo web seminar e di presentarvi chi sono gli altri volontari che vi illustreranno le particolarità di Intercultura, vorrei mostrarvi come fare le domande durante questa diretta. Avrete infatti la possibilità di scriverci mentre io e gli altri volontari vi racconteremo che cos'è Intercultura, cliccando il tasto Q&A che si trova sul vostro schermo. Cliccando su questo tasto avrete la possibilità di inserire la vostra domanda e di inviarla cliccando sul tasto send, come illustra appunto l'immagine. Detto questo, cercheremo di rispondere a tutte le domande che ci fate. Nel caso in cui la vostra domanda non ricevesse risposta, cercheremo di rispondervi via email. Durante questo web seminar tratteremo diversi argomenti. Vorrei iniziare ora con quello che è la realtà delle selezioni. Chiederei quindi a Veronica di collegarsi con noi. Ciao Veronica, a te la parola.
Grazie mille Martina, buonasera a tutti. Io sono Veronica, una volontaria dell'Associazione Intercultura e ormai da qualche anno seguo quello che è il percorso insieme ai ragazzi prima della partenza, subito dopo l'iscrizione, ovvero il percorso delle selezioni. Che cosa significa percorso delle selezioni? Ce l'avete chiesto in tanti. Innanzitutto è un percorso in cui si cominciano a conoscere i volontari. Si conoscono i volontari perché sia noi vogliamo conoscervi come persone, quindi non solo dal vostro punto di vista scolastico o dal punto di vista delle destinazioni a cui siete interessati, ma anche quella che è la vostra vita, i vostri interessi, come vivete qui in Italia e cosa sognate per il vostro periodo all'estero. E poi appunto vogliamo anche fare in modo che le vostre famiglie, voi genitori, ci conosciate come persone, così da instaurare un rapporto che continuerà anche in seguito, continuerà con un percorso di formazione e durante tutto il periodo di soggiorno all'estero. Per noi il rapporto personale è sicuramente fondamentale. Tutti i ragazzi che ho personalmente conosciuto e che poi sono andati all'estero per un periodo più o meno lungo, sono dei ragazzi che sicuramente hanno instaurato un rapporto con i volontari e fra di loro. Infatti un altro grande vantaggio del percorso di selezioni è proprio il rapporto che si instaura fra voi ragazzi. È un percorso che comincia subito dopo la chiusura delle iscrizioni, che chiudono il 10 di novembre, ed è un percorso che continuerà fino a dicembre circa. All'interno di questo percorso, prima di tutto, come dicevo, vi sarà la conoscenza dei volontari e la conoscenza degli altri ragazzi. Una conoscenza che vi permetterà di sentirvi sicuri sulla vostra decisione e anche di poter scegliere più adeguatamente e con responsabilità quelle che saranno poi le vostre destinazioni per studiare all'estero. Questo percorso, molti di voi ci hanno chiesto da che cosa è composto. È un percorso che è composto da quella che noi definiamo una prova di idoneità. In realtà è semplicemente un primo incontro in cui cerchiamo di capire quella che è la vostra personalità, quelli che sono i vostri interessi, i vostri desideri, e in cui ci sarà anche un breve incontro informativo per tutte quelle che sono le domande, i dubbi che sorgono sempre inevitabilmente. Poi ci sarà un colloquio individuale con i volontari, quindi voi ragazzi che conoscerete i volontari che vi seguiranno personalmente, e anche un colloquio con la famiglia, perché della vostra vita fanno parte la famiglia, la scuola, gli amici, i vostri interessi. Ecco, la scuola è un punto su cui mi voglio soffermare particolarmente, perché i nostri sono dei programmi scolastici, quindi sicuramente il rendimento scolastico è qualcosa che conta e che viene valutato. Infatti Intercultura richiede quelle che sono le pagelle degli scorsi 2 anni scolastici per chi di voi al momento è in terza, e anche le pagelle del primo quadrimestre, semestre, pentamestre o comunque siano organizzate le vostre scuole. Questo perché appunto il rendimento scolastico è sicuramente importante, si parla di andare a studiare dall'altra parte del mondo. Non significa però che sia l'unico elemento che viene preso in considerazione, anzi, sicuramente è un elemento oggettivo su cui viene basata questa selezione, questo percorso, ma è proprio il rapporto personale e la conoscenza che noi faremo di voi che andrà ad influire, a confluire all'interno di tutte le vostre informazioni. Parte integrante di questo percorso, ci tengo a sottolinearlo, è anche un fascicolo piuttosto interessante, perché contiene quelle che sono le vostre informazioni scolastiche, le vostre informazioni anagrafiche, personali ovviamente, ma anche quelle che sono le vostre informazioni mediche o di necessità, di esigenze che avete, ed infine quelle che sono le vostre caratteristiche personali, i vostri interessi, come vivete in famiglia, come vivete con i nostri amici. Andare a studiare all'estero significa anche vivere all'interno di una comunità e vivere con una famiglia ospitante, e sicuramente cerchiamo di abbinare e di unire dall'altra parte del mondo delle persone che possono essere il più in sintonia possibile, e per fare questo serve ovviamente il maggior numero di informazioni possibili.
Non dovete assolutamente essere spaventati da questo percorso, anzi, ripeto, è un percorso molto spesso che arricchisce i ragazzi e le famiglie, proprio perché conoscendo altri ragazzi che vogliono scoprire il mondo, vogliono andare all'estero, magari avete già in mente dei paesi, invece magari siete curiosi e non sapete proprio dove puntare il dito, non importa, perché durante questo percorso ci saranno i volontari, altri ragazzi che vi seguiranno, vi daranno indicazioni, suggerimenti e vi aiuteranno in tutte quelle che possono essere le vostre necessità, i vostri dubbi, le vostre preoccupazioni. Quindi, ecco, ripeto, non bisogna essere spaventati da questo percorso, anzi viverlo in modo assolutamente sereno. Come comincia burocraticamente? Come già detto prima, le iscrizioni si chiuderanno il 10 di novembre e verrete convocati per il primo incontro con i volontari. L'incontro si terrà nella vostra città o nel vostro capoluogo di provincia, quindi non vi servirà viaggiare particolarmente, ma sarà un incontro locale, e questo proprio perché la località e la capillarità della presenza dei volontari, secondo me, è veramente una cosa unica. Significa che i volontari conoscono la vostra città, conoscono la vostra scuola, conoscono dove vivete, come vivete, quali possono essere le vostre esigenze, e questo sicuramente può essere un vantaggio soprattutto per voi, perché immaginate quanto più rassicurante è avere a che fare con persone che conoscono la vostra realtà locale. E adesso risponderò alle vostre domande, assolutamente, senza nessun problema. E prima però vi faccio vedere sul nostro sito come contattare i volontari della vostra zona. Questa è l'home page del nostro sito, come potete vedere. Qui trovate questo box grigio in cui trovate il simbolo del telefono. Cliccando troverete un box giallo, contatta i volontari dell'associazione che abitano nella tua zona. Molto semplicemente potrete scorrere la tendina cercando la vostra regione di appartenenza e qui potrete trovare i volontari della vostra città. Faccio vedere un esempio. Vedete, ci sono le varie città. Tornando invece in home page, sempre sullo stesso box grigio di prima, trovate gli incontri informativi in tutta Italia. Cosa significa incontri di presentazione dei programmi o incontri informativi? Sono degli incontri che i volontari hanno organizzato per questo periodo che va da fine settembre a fine ottobre solitamente, sempre per regione e per città. La regione la trovate qui e qui trovate l'elenco delle città. Incontri in cui semplicemente vengono date informazioni, quindi una sorta di, è come questo seminario, però fatto di persona nella vostra città. Quindi ecco, sicuramente se siete interessati ad avere ulteriori informazioni o se volete già conoscere i volontari prima del percorso di selezione, oppure se avete delle domande particolari sulla vostra scuola, su una particolare borsa di studio, assolutamente il mio consiglio è di partecipare a questi incontri che si rivelano sempre veramente preziosi per i ragazzi che decidono di intraprendere questo percorso. Io, detto ciò, credo di aver esaurito le vostre precedenti richieste e passo la parola a Martina se ci sono ulteriori domande. Ciao Veronica, grazie mille per quello che appunto hai spiegato, per aver spiegato così bene le selezioni. Non ti sei presentata, tu che programma hai fatto? Accidenti, è che ogni tanto sale la nostalgia comunque dei programmi. Io ho fatto un programma annuale negli Stati Uniti nel 2011-2012. Ok, allora sono arrivate per te alcune domande. Inizio a leggerti quella di Laura. Come vengono assegnati i punteggi? Qual è la cosa che ha più rilevanza? La media scolastica influisce molto. Allora, come dicevo, sicuramente la media scolastica è qualcosa che viene preso in considerazione molto seriamente. È un programma scolastico, sono programmi scolastici, ma non è l'unica cosa che viene presa in considerazione. Come dicevo prima, rientrano le attività che fate con i volontari, il percorso insieme a loro, la conoscenza che fate di loro e la conoscenza che noi abbiamo del vostro stile di vita. Quindi davvero non preoccupatevi e siete aperti e fatevi conoscere, perché è quello che vogliamo. Un'altra domanda di Adriana. Alla fine del completamento del fascicolo online, mi ritroverò con metà fascicolo in inglese e metà in italiano?
Per quanto riguarda il fascicolo, è qualcosa che i volontari vi spiegheranno in modo esauriente più avanti, però giusto per dare una risposta a questa domanda, il fascicolo sì, sarà prevalentemente in inglese, ma ecco, non preoccupatevi assolutamente perché avrete tutto il supporto e tutto l'aiuto, non serve essere degli insegnanti di inglese, quindi non vi preoccupate assolutamente, è qualcosa in cui i volontari vi aiuteranno appieno. Ok, un'altra domanda per te di Nefer. Come si fa l'iscrizione e quanto costa? Allora, per quanto riguarda l'iscrizione, è online, potete andare sul nostro sito e troverete il link per iscrivervi. Al momento dell'iscrizione vi verranno chiesti i vostri dati e il pagamento di 50 euro. Il pagamento dei 50 euro non è assolutamente vincolante, significa semplicemente che vi aprite le porte a tutte le possibilità che danno i nostri programmi. Quindi significa che potete iniziare il percorso con i volontari, potete iniziare a conoscerli e poi ecco, cambiare idea è comunque parte del gioco, quindi assolutamente non vincolante. Comunque è tutto online. Un'altra domanda di Chiara. Quanti ragazzi si iscrivono ogni anno? Quanti rinunciano, sia prima del fascicolo che dopo, ovviamente indicativamente? Allora, per quanto riguarda i numeri, le domande sono sicuramente moltissime ogni anno, credo che l'anno scorso fossero più di 6.000 per quanto riguarda le domande. I ragazzi partiti effettivamente sono più di 2.500, di cui il 73% con borse di studio. Per arrivare a questa cifra, appunto come dice la domanda stessa, ci sono stati dei ritiri sicuramente prima e dopo il fascicolo. Non ho sotto mano al momento dei numeri e quindi non credo di essere in grado di fornire, ma sicuramente è qualcosa che viene preso in considerazione, ma perché proprio come dicevo il percorso di conoscenza può anche voler dire che i ragazzi decidono poi di non partecipare ai programmi, però ecco è una scelta assolutamente personale che poi viene con il tempo. Ok, controllo se ci sono altre domande. Iniziano ad essere tantissime, ad alcune di queste risponderemo trattando gli argomenti successivi. Per ora, Veronica, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie a te. E passiamo all'argomento successivo, ovvero quelle delle destinazioni che si possono scegliere. Sto vedendo le vostre domande, molte delle vostre domande riguardano appunto le destinazioni e quali sono i programmi offerti da Intercultura. Prima di passare la parola a Renata, vorrei mostrarvi questo video di un ragazzo giovanissimo che ha partecipato a un programma di Intercultura. Chiedo alla regia di mandarlo. Io ho un grosso rimpianto. Come sapete, o non sapete, l'ho raccontato molto tempo fa, quando avevo 16 anni ho passato un mese in Lettonia, che sta qua, se non lo sapete, sta qua, vincendo una borsa di studio con Intercultura. La cosa va così. In terzo liceo mio padre mi informa che posso andare un anno o un mese all'estero e che posso iscrivermi per provare a vincere una borsa di studio, cioè andare gratis. Io non sapevo cosa fosse Intercultura e non mi era mai passato per il cervello di passare un anno all'estero, o anche l'idea di passare un mese era piuttosto lontana dalla mia linea di pensiero. Avevo da poco iniziato a fare i video e quindi ero tutto molto preso, insomma, capite? Mi iscrivo comunque con una certa indifferenza alle selezioni e mi sorprendo perché test ci sono anche volontari poco più grandi di me. Io mi aspettavo solo professori. Infatti all'inizio avevo capito che anche loro dovevano fare le selezioni. Comunque alla fine sono stato bravo perché quando arrivano i risultati esce fuori che ho vinto una borsa di studio. La domanda che tutti mi fanno è: perché diavolo sei andato in Lettonia? Il fatto è che in verità io ho messo le preferenze dei paesi totalmente a caso. Alla domanda dove vuoi andare ho messo tutti i paesi che mi capitavano, per farvi capire che non ci avevo proprio pensato che si poteva anche andare fuori, quindi ho messo tutto quanto le cose a caso. Quindi vinco questo mese in Lettonia e prima di partire i volontari mi invitano a degli incontri con gli altri ragazzi della zona che partono per prepararci al viaggio e all'esperienza. Io partecipo al primo incontro e quando è finito sono più che depresso. Sebbene l'incontro fosse stato fichissimo, ci hanno spiegato come funziona l'adattamento in un altro paese e come quando dobbiamo aspettarci che cambi il nostro umore e altre cose interessantissime, tutti gli altri ragazzi oltre me partivano per un anno e io che partivo per un mese ho compreso tutto quanto insieme di aver fatto un grande errore e questa cosa mi rendeva molto triste. La prima cosa che ho imparato in questi incontri era che chi parte con Intercultura non lo fa per studiare una lingua, lo fa per vivere un'altra cultura, dimenticare tutte quelle cose che qua in Italia si danno per scontato e imparare altri valori, altri modi di pensare, più una serie interminabile di lezioni di vita che non sto qua a dirvi. Da questo deriva un altro punto, cioè che più il paese dove vai è lontano, differente e difficile, più l'esperienza sarà ricca, probabilmente un po' più tosta, ma ne uscirai più
più maturo e ne sarà valsa la pena. E ovviamente la lingua la impari comunque e anche presto, come effetto inevitabile. E io sentendomi dire queste cose durante gli incontri pensavo solamente, cavolo, io vado solo per un mese. Ero uscito dall'ottica, ho paura di andare, voglio solamente vedere l'America perché è figo. Ed ero entrato nell'ottica, vi prego, speditemi in uno stato di cui neanche conoscevo l'esistenza, vi prego. Ovviamente l'esperienza di un mese in Lettonia è stata fantastica e come mi avevano detto ho vissuto esattamente come un ragazzo lettone. Purtroppo un mese passa troppo in fretta e quando sono tornato ho fatto per un annetto il volontario. E da volontario mi sono reso conto di altre cose molto importanti. A novembre di quell'anno ci sono state le selezioni e in quanto volontario ho aiutato anche io. Ho capito che ci si concentrava su dei fattori, tipo che chi è stato costretto dal papà ad iscriversi ma non vuole partire, meglio che non parta. Perché intercultura non è a scopo di lucro, che tradotto significa che se parti non ci guadagna nessuno, tranne te che stai partendo, ma se non vuoi partire è un problema anche per te. Perché tanto ovunque vai sarà diverso da quello che ti aspettavi o che volevi che fosse, quindi meglio che tu sia pronto fin dall'inizio a questo tipo di esperienza. Le selezioni con intercultura sono molto importanti. L'esperienza inizia proprio da là, quando incontri anche gli altri ragazzi che vogliono partire e quelli che sono partiti. Ti si chiariscono le idee e fino alla fine dell'esperienza non sarai mai solo. Inoltre vengono offerte moltissime borse di studio. Significa che si offre di partire anche ai ragazzi che non se lo potrebbero permettere. E in ogni caso tutti i soldi sono utilizzati per i programmi. Quindi ovviamente partire con l'intercultura è un'occasione. E quindi è per questo che le selezioni sono così accurate e sono importanti. Se siete al liceo vi consiglio come minimo di dare un'occhiata, perché queste cose non torneranno più nella vita. E so che a molti di voi piace viaggiare perché me lo scrivete sotto tutti i video di viaggio che metto. Quindi se voi già sapete quanto è bello vivere queste esperienze dovete come minimo provare. Quindi se volete partecipare vi lascio il link del sito in descrizione, dove ci trovate tutte le informazioni come paesi possibili, programmi possibili, un anno all'estero, 6 mesi, 3 mesi. Comunque se volete iscrivervi avete tempo fino al 10 novembre. Spero che questo video sia stato interessante e vi abbia fatto pensare. Se è così mettete mi piace e soprattutto scrivetemi nei commenti quello che ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Il video di Marcello è sempre simpaticissimo. Intercultura ha veramente cambiato la vita di Marcello e pensate che adesso si trova in Cina a conoscere gli studenti che sono partiti quest'estate appunto per vivere la loro esperienza in una famiglia, in una scuola cinese. Passo ora la parola a Renata che ci parlerà delle destinazioni e dei periodi di intercultura. Ciao Renata! Ciao, buonasera a tutti! E mi chiamo Renata, sono una volontaria di Roma, sono volontaria da tanti anni e ho visto partire moltissimi ragazzi per moltissimi paesi ed è proprio qua il punto, dove andare? Lo diceva prima Marcello nel suo video, scegliere il paese è probabilmente la cosa che desta più curiosità ma anche più dubbi. Chi ci aiuta? Ci aiutano i volontari, tutti i volontari che sono sul nostro territorio e che sicuramente sono anche vicino a casa vostra. Ci aiutano le selezioni, nel momento in cui si comincia il processo di selezione fino al giorno in cui ci viene assegnato un paese, è un percorso che noi affrontiamo, che i ragazzi affrontano per affinare sempre di più la loro capacità di scelta. Volontari esperti, ragazzi che hanno appena terminato il loro anno all'estero e sono tornati carichi, diciamo così, di esperienza e di possibilità di aiutarvi, sono qui per voi. Quindi la scelta del paese è sicuramente un momento importante, ma che arriva, diciamo, con un pochino di pazienza e di affinamento di capacità di capire i vostri interessi. Però poi ovviamente dobbiamo pensare anche a un minimo di percorsi, per cui andiamo, se ci vogliamo far aiutare anche dalla tecnologia, andiamo sul sito di Intercultura nella parte studenti che cliccheremo. E poi nella parte destinazioni e periodi, ok, ecco, si apre una meravigliosa mappa che rappresenta tutti i paesi dove Intercultura ha il proprio partner e quindi dove voi avrete la possibilità di andare. E un minimo per aiutarvi nella scelta è intanto inserire ad esempio la vostra data di nascita. Non so se siete nati nel 2002, quindi oggi avete 15 anni e ad aprile e volete fare un programma annuale, per esempio, ecco, questo sito, il sito Intercultura in questa parte vi aiuta a capire i paesi dove potete andare, sono sempre tantissimi, eccomi di nuovo,
i percorsi che si possono affrontare sono di vario tipo. Allora, Intercultura ha un po' come fiore all'occhiello il fatto di offrire borsa di studio, ovvero vuole dare l'unica organizzazione che può dare la possibilità a tutti di tentare di superare le selezioni, andare e scegliere un paese e andare in quel paese ottenendo una borsa di studio. I percorsi, diciamo, per arrivare a questo sono tre. Se la regia mi favorisce le... Ok, allora, intanto con quota di partecipazione intera, ovvero si partecipa alle selezioni e si può mettere in questo caso anche una scelta sola. Ovviamente noi volontari non lo consigliamo mai perché non, diciamo, la possibilità di andare in un paese piuttosto che in un altro fa parte proprio del DNA del nostro candidato ideale, no? Che ha comunque un desiderio di esplorare il mondo, però comunque, diciamo, tecnicamente si può anche inserire una possibilità sola pagando la quota di partecipazione intera percorrendo questo percorso. Poi c'è il percorso di borsa di studio offerta da Intercultura stessa e in questo caso Intercultura può offrire una copertura delle spese pari al 100% dell'intero, quindi diciamo tranne 800 euro che sono un contributo, ma insomma il 100%, oppure una percentuale variabile 80, 60, 40% e così via. Ora è chiaro che non è possibile che Intercultura assegni una borsa di studio piuttosto che insieme a un programma a quota di partecipazione, cioè se si chiede una borsa di studio con Intercultura non bisognerà mai pagare la quota intera di partecipazione, o sia la borsa di studio o nulla. Il terzo percorso possibile è la borsa di studio offerta da uno sponsor. Gli sponsor di Intercultura sono tantissimi, ogni settimana se ne aggiungono di nuovi e questo, diciamo, percorso è un percorso dedicato a figli di dipendenti di aziende, appunto, sponsor, borse territoriali. Vi invitiamo a visitare il sito per capirne di più. Ora, diciamo, i tempi di risposta di questi tre percorsi sono differenti. Se si paga la quota di partecipazione intera è il 31 gennaio, nel caso della borsa di studio offerta a Intercultura è il 28 febbraio, nel caso dello sponsor il 10 febbraio. Ed è molto importante capire che volendo si possono fare anche tutti e tre i percorsi, perché se si ha, per esempio, un papà che è un insegnante e quindi si aderisce con borsa di studio IMSS nel programma Itaca, la mamma è dipendente di una delle aziende sponsor di Intercultura e noi si partecipa anche chiedendo una borsa di studio offerta da Intercultura, questo percorso può essere fatto praticamente in contemporanea. Saranno i volontari a indicarci come. E la regia può prendere la parola. Eccomi qua Renata, grazie mille per aver spiegato questo argomento che è sempre un tema a volte difficile da spiegare, invece tu sei stata molto chiara. Sono arrivate anche delle domande per te. La prima è di Christine, ti chiede: per vincere la borsa di studio Intercultura, conta di più il rendimento scolastico oppure la motivazione a partire? Ecco, questa domanda coglie nel vivo, diciamo, tutto l'aspetto anche un po' sociale di Intercultura. Allora, è molto importante avere una buona media scolastica, è chiaro, questo anche un po' a prescindere, perché la media scolastica vuol dire essere pronti ad affrontare anche delle difficoltà scolastiche, perché poi comunque questo è un programma scolastico. Avere una media buona è molto importante, però non abbiamo bisogno di persone che abbiano tutte la media del 9, altrimenti non si parte. La motivazione fa parte integrante del nostro percorso, perché avere persone che hanno desiderio di visitare il mondo, sicuramente nel video precedente di Marcello si è capito perfettamente come l'aver capito che c'è un ventaglio di possibilità e rendersi disponibile a un ventaglio piuttosto ampio e quindi avere una motivazione a partire aiuta tantissimo. Certo, la scuola è un criterio fondamentale sul quale e dal quale non possiamo prescindere, ma la motivazione è sicuramente un aspetto da tenere, che noi volontari teniamo in considerazione. Grazie. Poi c'è la domanda di Laura che chiede un consiglio su come fare a scegliere i paesi della lista perché non sa bene che aspetti considerare maggiormente.
Questo ovviamente attiene a ognuno di noi e, come dicevo prima, forse poi nella parte, diciamo, in cui con il sito non sono riuscita a mostrare abbastanza bene, i ragazzi partono a volte con un'idea preconcetta o comunque solamente legata alla lingua, solamente legata a un'idea virtuale che si ha del paese dove si pensa di voler andare. Molto spesso ci è successo che, anzi forse nella totalità dei casi quasi, durante il percorso di selezione, una maggiore riflessione insieme ai volontari, prima negli incontri che si fanno durante le selezioni e poi nei colloqui con i volontari e anche nelle visite che noi volontari facciamo alle famiglie, lì si affina proprio la capacità di scegliere il paese e di arrivare a capire perlomeno la rosa dei paesi nei quali si vuole andare. È un percorso che non può essere preconcetto e precostituito e non è un puntare il dito sul mappamondo e basta, è un condividere tutti insieme quello che è il desiderio non solo e non tanto di viaggiare, ma di capire come fare ad andare oltre la barriera culturale che è inevitabile, tutti noi abbiamo quando abitiamo e viviamo da sempre in uno stesso luogo. Non vi preoccupate, Cristi, non si deve preoccupare, perché i volontari sono le persone più giuste per darle una mano nel momento in cui si comincia il percorso selettivo, che comunque tutti devono fare se vogliono partecipare. Grazie. C'è una domanda di Serena che chiede: le destinazioni devono essere scelte al momento dell'iscrizione, è possibile cambiare? No, le destinazioni che si scelgono e si indicano all'inizio quando ci si iscrive sono puramente indicative. In realtà c'è un momento specifico in cui si consegna il fascicolo e si versa un piccolo acconto. In quel momento, nella consegna del fascicolo, si firma anche una carta nella quale c'è la lista di tutti i paesi dove si vuole andare e quella è proprio una presa di coscienza ed è un impegno firmato e controfirmato dai genitori con il quale si è definitiva, insomma, la scelta. Questo, diciamo, avviene grosso modo verso i primi di dicembre, quando si consegnano i fascicoli. Poi c'è la domanda di Mattia che chiede: in fase di compilazione dell'iscrizione vanno già indicate le preferenze dei paesi? Scusami, in fase di? Dell'iscrizione, però abbiamo in realtà già... No, in realtà è la stessa cosa, in fase di iscrizione lo chiediamo, però non ha importanza, insomma, si mette un'indicazione più o meno di massima, ma non è un grosso problema perché, ripeto, è quando si consegna il fascicolo. Esatto. Poi Vanessa chiede: bisogna obbligatoriamente scegliere 10 paesi programmi? Obbligatoriamente no. È preferibile. Più è alta la richiesta di borsa di studio, ovvero di contribuzione economica da parte di Intercultura, più è necessario ed è importante dare a Intercultura, la commissione nazionale che si riunisce i primi mesi dell'anno, darvi la possibilità di andare almeno in uno di quei paesi, perché altrimenti è possibile che non ci si vada. I numeri di richieste di borse di studio sono molto alte e chiaramente la possibilità di darle esiste ed è, ripeto, un fatto estremamente peculiare di Intercultura, che è una organizzazione non lucrativa, poterle dare, ma ovviamente nell'ambito di quelle che sono i numeri possibili, per cui più destinazioni si mettono e meglio è. Comunque denota anche sempre un'apertura, una capacità di affrontare più o meno qualunque possibilità, però non è obbligatorio. L'obbligatorietà è per 3 destinazioni se si chiede una borsa di studio, 1 se si partecipa a quota intera. Poi c'è la domanda di Alice, a cui tu hai già accennato mentre appunto spiegavi i programmi. Lei chiede: nel caso in cui non si vinca una borsa di studio, si può eventualmente partecipare ad un programma pagando la quota? No, nel momento in cui si partecipa come richiedente borsa di studio e quindi possibile borsista futuro, si percorre un percorso anche in termini di commissione, che è quello per cui, se parliamo ovviamente diciamo di quota di partecipazione intera, ho detto prima, è una commissione che decide e che dà le risposte entro il 31 gennaio. Se si chiede una borsa di studio, si partecipa con un'altra commissione successivamente, che dà le risposte il 28 febbraio. Quindi
non, diciamo che questa cosa poi ovviamente non può essere retroattiva. Ok, grazie mille Renata per aver spiegato questo argomento. Grazie a voi. Prima di passare all'argomento successivo, ci tengo a specificare anche che, visto che sono molte le domande che riguardano le destinazioni e come sceglierle, i volontari sono le persone adatte a cui chiedere, perché comunque attraverso le loro esperienze in prima persona sapranno darvi dei consigli su quelle che sono le realtà negli altri paesi, da come la vita, la scuola, gli amici, quali sono state le loro esperienze. Passiamo ora all'argomento successivo. Molte delle vostre richieste si riferivano alla scuola. Perciò abbiamo pensato di introdurre il tema con un breve video realizzato da Zach e Tommy, che sono due studenti che hanno trascorso la loro esperienza in Cina. Dopodiché affronterà questo tema Silvia, che è una volontaria ma che è anche un'insegnante. Ci tengo a specificare che in questo video vedrete come la scuola cinese è molto diversa da quella italiana, e così sono anche molte scuole di altri paesi del mondo. Chiedo alla regia quindi gentilmente se può mandare il video, grazie. Ciao a tutti, io sono Tommaso. Io sono Zaccaria. Abbiamo 17 anni e stiamo partecipando a un programma annuale all'estero con Intercultura. Attualmente siamo in Cina, più precisamente nella città di Tangshan, nella provincia del Hebei, nel nord della Cina, e stiamo facendo un programma boarding school nella scuola Hebei Tangshan Foreign Language School. Cosa ci può offrire questo paese che ci ospiterà per un anno? Questo paese è un paese molto diverso, molto differente dall'Italia. Infatti lo possiamo notare da, per esempio, l'ambiente, che è costituito da grattacieli altissimi, con magari a due passi anche ambienti rurali come dei laghetti o delle piccole pagode. E come possiamo vedere, i paesaggi sono in continuo cambiamento. La Cina è un paese diverso anche dal punto di vista della cultura, delle persone e dalla lingua incomprensibile rispetto alla nostra. Ma allo stesso tempo è un paese accogliente che può diventare comunque la tua seconda casa. Possiamo dire che questa esperienza contiene anche degli aspetti divertenti, molto divertenti. Come per esempio il nostro primo giorno di scuola qua. È stato un po' imbarazzante perché sveglia alle 6, usciti dal dormitorio, alle 6.40 andiamo nel campo di atletica. Vediamo davanti a noi una massa enorme di ragazzi cinesi, sulle 10.000 persone, con la stessa capigliatura, vestiti tutti uguali, che a primo impatto sembrava qualcosa di meraviglioso, ma allo stesso tempo veramente ridicolo. Il preside ci ha chiamato con un fotografo ufficiale davanti alla scuola, davanti a questa scuola che vedete, ci ha chiamati, ci ha messi tutti in posa e ci ha fatto fare un sacco di foto. Anche questa è una cosa parecchio divertente. Con questo abbiamo finito, vogliamo augurare a tutti voi questa esperienza, perché è un'esperienza che si deve fare, è veramente utile. Esatto. Vi consigliamo di sceglierla e niente. Ciao. Zai Jen. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Sono la parte finale, dulcis in fundo, la scuola. Io sono Silvia, mamma ospitante, ma soprattutto mamma invio. Le mie tre figliole sono andate via all'estero con tanto entusiasmo da parte di tutti e non nascondo che anche con tanta emozione. Ho visto tantissimi ragazzi partire anche come responsabile scuola e anche come docente. Devo dire che davvero la scuola, quando a scuola si parla di queste esperienze, la prima domanda in assoluto è il rientro a scuola, ma poi cosa succede? Come se fosse un salto nel buio, in realtà non è un salto nel buio, perché tanti ci hanno pensato, tanti hanno lavorato perché questo rientro a scuola diventasse una prassi, un qualcosa di comune e di felice per tutti. La cosa importante da tenere presente è che questa esperienza comincia fin da subito, da oggi praticamente, perché da quando uno comincia a pensare all'iscrizione e a pensare di voler andare, deve mettersi subito in mente che deve lavorare per avere il suo obiettivo e soprattutto lavorare poi per il suo rientro. Cosa deve fare? Innanzitutto gli studenti che sono i veri protagonisti di tutta questa storia, devono cercare degli alleati. Chi sono gli alleati migliori in una storia di questo tipo? Sono i docenti,
che magari arricciano il naso, magari fanno la voce grossa, magari non sono d'accordo, però ora della fine devono lavorare pro causa, per cui devono mettersi in gioco anche loro. E per cercare dei docenti alleati dobbiamo coltivare le relazioni, dobbiamo cercare di capire chi è quello magari un pochino più aperto, più disponibile, e creare una relazione ed essere sinceri, dire fin da subito che il vostro desiderio è di partire, quindi cercare con loro un'alleanza fattiva. Non siete da soli, perché ci sono i volontari anche, oltre ai docenti, che vi aiutano e vi danno tutte le indicazioni e suggerimenti del caso. Però ricordatevi, e questo lo ripeto e lo ripeto sempre, i veri protagonisti siete voi che decidete di partire, che vi giocate le vostre carte. Dicevo che non siete da soli anche a livello normativo. Oramai abbiamo dal 2013, oramai da qualche anno, una nota MIUR che riconosce le competenze acquisite all'estero. Questo è a livello nazionale. Poi naturalmente l'autonomia scolastica decide, stabilisce con quali modalità avere a che fare con quali modalità i ragazzi possono rientrare nel mondo scolastico. E i singoli consigli di classe sono invitati a informarsi sulla normativa e a informare i ragazzi, e i ragazzi stessi devono assolutamente informarsi su quello che la scuola prevede, proprio perché l'autonomia scolastica può cambiare, permettere alle scuole di cambiare la procedura di rientro. Non c'è molto da preoccuparsi, perché le statistiche sono dalla nostra parte. I ragazzi che sono partiti hanno una meravigliosa carriera scolastica, poi quando rientrano più del 21% prendono 100 lode alla maturità. Un altro 30% ha un voto superiore al 90%. Quindi ragazzi, forza e coraggio. Un altro punto cruciale dell'esperienza scolastica è l'alternanza scuola-lavoro. Sappiamo tutti che l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline, che interessa tutte le discipline. Viene riconosciuta l'esperienza all'estero come alternanza scuola-lavoro? Ebbene sì, viene riconosciuta. Infatti le esperienze all'estero sono equiparate come progetti di alternanza scuola-lavoro, perché vengono valorizzate le competenze che uno acquisisce all'estero. Nel 2017, una nota MIUR, la 33.53.355, un numeraccio, nel punto 7, si esprime proprio sull'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che partecipano all'estero. E riprende la nota MIUR 843 del 2013, e cosa dice? Che ciò che conta è la valutazione delle competenze acquisite, che sono trasversali, individuali e relazionali. Queste competenze sono fortemente richieste dal mercato del lavoro. Poi c'è un plus valore, quello della lingua. Questo è proprio un elemento di eccellenza di questa esperienza. Infatti la pratica continua della lingua straniera, qualunque essa sia, viene poi a completare quello che è l'esperienza all'estero. Naturalmente contano le competenze acquisite, conta il consiglio di classe, perché è il consiglio di classe che poi decide come valutare, e evidenziando i punti di forza. Non è soltanto una questione qualitativa, ma anche una questione quantitativa, perché in effetti il consiglio di classe può valutare l'esperienza all'estero quantitativamente, cioè se quell'anno, poniamo il caso, siamo in un liceo, quindi le ore di alternanza scuola-lavoro mediamente dovrebbero essere 80 durante il quarto anno, e la scuola decide che sono 80 ore, che cosa può fare la scuola? Dire, vabbè, tu sei stato all'estero, hai acquisito delle competenze trasversali di un certo valore, che sono spendibili poi nel mondo del lavoro, quindi io ti valuto il tuo anno all'estero come 80 ore. Siamo in un istituto tecnico e quindi le ore sono molto di più, il consiglio di classe può valutare queste esperienze come col numero esatto di ore che i ragazzi dovrebbero fare.
Le esperienze sono state oggetto, queste esperienze all'estero sono state quindi oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del Ministero. Anche già nel 2011 c'è stata una nota del 20 aprile che ha già messo il punto, ha messo in luce queste esperienze come valide, come sicuramente, indiscutibilmente valide. E queste note del MIUR non fanno altro che riprendere le linee con le raccomandazioni e le specificazioni dell'Unione Europea. Le esperienze di studio di formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e di formazione. Per cui queste linee guida invitano le scuole a facilitare la collaborazione tra le varie parti e a migliorare la qualità dell'offerta formativa, invitando le scuole a facilitare queste esperienze. Quindi siamo a livello normativo abbastanza tutelati. Uno dei principi essenziali risiede proprio nel fatto che partecipare a queste esperienze significa sviluppare delle risorse cognitive del tutto inaspettate. Sono risorse cognitive, risorse affettive, risorse relazionali, che vanno a riconfigurare i valori e l'identità della persona. Quindi, ragazzi, io vi invito a fare queste esperienze perché è un'esperienza tutto tondo. Rimanere dietro un banco un anno in più perché è più rassicurante non vale la pena. Non vale la pena perché il mondo vi aspetta, il mondo vi farà scoprire molto di sé e molto di voi stessi. Ripeto, non siete da soli, i volontari di Intercultura vi aiuteranno, cercheranno di scoprire insieme a voi quali sono i vostri desideri, le vostre ambizioni. Tra le altre cose, non si può dimenticare che magari se puntate il dito su un paese europeo, c'è pure la possibilità di partecipare a iniziative di alternanza scuola-lavoro, perché nel mondo europeo queste esperienze sono già state molto ben collaudate nel tempo e quindi probabilmente avete anche la fortuna di cimentarvi in un'esperienza di alternanza originale, del tutto originale, e quindi con un valore ancora maggiore. Come concludere? Mi raccomando, quando io dico cercate degli alleati con i vostri professori, non dico certamente di diventare dei rufiani, io dico semplicemente di trovare con i vostri professori la strada più corretta per il vostro inserimento. E c'è un bellissimo strumento da poter utilizzare, che è il contratto formativo. Il contratto formativo viene stipulato prima della partenza, tra la famiglia, la scuola e lo studente, naturalmente, e in questo contratto formativo il consiglio di classe valuta il vostro percorso partendo da un esame, stabilisce il vostro rientro e quindi partendo da un esame di tutta la documentazione che voi porterete a casa, perché questo voi dovrete fare, allora deciderà quali percorsi di riallineamento dei saperi, quale percorso per reimmettervi nella vostra classe, reinserirvi nella vostra classe. Se optate per le esperienze all'estero di una durata inferiore di un anno scolastico, valgono le stesse considerazioni. Vuol dire che ai fini della valutazione intermedia i consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali che non sono state, ove non acquisite all'estero. Quindi ragazzi, coraggio, cominciate fin da adesso la vostra esperienza. Ciao Silvia, grazie mille per i consigli che hai dato. La scuola è sempre un argomento molto delicato che sovente spaventa un po' gli studenti quando devono iscriversi. Sono arrivate delle domande anche per te. La prima è di Brando. Vorrei sapere se la scuola può impedire ad un ragazzo di partire. Diciamo grazie a Brando per questa domanda, che è sempre uno dei cruci dei ragazzi. I docenti devono esprimersi, possono esprimersi per carità, però il loro
punto di vista non è vincolante, quindi ascoltate i vostri docenti, prendete in considerazione quello che vi dicono, però attenzione, intanto avete un anno davanti per dimostrare il vostro vero valore e la vostra determinazione a partire. Mettetevi in gioco in modo che loro, se dovessero avere un'idea negativa, mettetevi in gioco in modo che loro possano cambiare idea. Grazie. Poi c'è la domanda di Lorena. Come faremo ad essere allineati con i programmi svolti durante l'anno della classe? Ad esempio letteratura italiana. Non c'è solo letteratura italiana. Se penso alla mia ultima figlia che frequentava il liceo classico ed è finita in India, ne aveva altro che letteratura italiana. Greco, latino e filosofia, e eccetera, eccetera. In realtà sicuramente non all'estero, non mentre siete a fare la vostra esperienza. E io ricordo che quando partì la mia prima figlia avevamo già contattato i vari fattorini per mandare spedizionieri, per mandare insieme alla figlia anche tutto un cartone di libri per permetterle di stare al pari. Lei quando li ha ricevuti, li ha visti, ha ringraziato. Poi non ha aperto, quando li ha riportati a casa abbiamo visto che non aveva neanche sfogliato un libro, quindi non mettiamoci in testa di fare cose del genere, l'errore l'ho già fatto io. Non c'è il tempo, non c'è la voglia, non c'è la pazienza di tenere la testa in due esperienze parallele. Quindi là concentratevi sulla vostra esperienza e quando rientrerete in Italia avrete il tempo e il modo di riallineare i vostri saperi prima di entrare in classe, naturalmente. Grazie. Poi c'è la domanda di Lucia. Vengono comunque dati crediti scolastici per l'esame di Stato? Non ho capito, scusa. Vengono comunque dati i crediti scolastici per l'esame di Stato? Il credito scolastico è obbligatorio. Diciamo che la normativa riconosce l'anno all'estero, quindi deve prevedere anche l'assegnazione dei crediti. Come fa a assegnare i crediti? Semplicemente prendendo in considerazione i voti riportati all'estero, trasportandoli se necessario nella scala da 1 a 10, perché la scuola italiana gioca con quei numeri, e poi riallineando i vostri saperi, e quindi da lì può decidere quale voto assegnare alla vostra quale voto globale assegnare alla vostra esperienza e quindi assegnare il credito quando siete rientrati. Grazie. Poi un'altra domanda. Coloro che frequentano istituti tecnici possono comunque partecipare? E la risposta è sì. Certo che sì. Il rientro permette di passare all'anno successivo? Dunque, i ragazzi, io lavoro in un istituto tecnico, lavoro sugli informatici. E naturalmente quando vanno all'estero è talmente specifica la loro specializzazione che non trovano una scuola equipollente. E quando rientrano, io ne ho uno che è appena rientrato, proprio nella mia classe, quando rientrano devono giocare le loro carte con sistemi, con informatica, con reti e tutto quanto. Gliela si fa, perché in realtà poi i docenti devono valutare quali sono i requisiti minimi indispensabili per accedere alla quinta, per avere le spalle forti abbastanza per affrontare la quinta. Quindi non spaventatevi, tutto è possibile, l'importante è volerlo. Ok, poi Giorgio fa una domanda interessante. Noi abbiamo parlato in generale di programmi scolastici annuali. Lei chiede come vengono riconosciuti i programmi anche più brevi, penso adesso al semestrale piuttosto un trimestrale. Come vengono riconosciuti e com'è il rientro? Vengono riconosciuti esattamente come gli annuali. Io ho avuto l'anno scorso un ragazzo che è rientrato, non è partito con Intercultura, è rientrato anticipatamente perché ha avuto problemi di salute. In realtà questo ragazzo è stato valutato, è rientrato a Natale, tanto per intenderci. Per cui a chiusura del primo, noi abbiamo i quadrimestri, a chiusura del primo quadrimestre abbiamo provveduto a accompagnarlo nel suo percorso di rientro con le richieste minime indispensabili, è stato valutato come gli altri e non ci sono stati problemi nel proseguire l'anno scolastico. Ok,
Poi Silvia, mi sono tenuta una domanda per te, nel senso che tu sei volontaria, insegnante e mamma inviante. Camilla chiedeva qual è la relazione appunto che si instaura tra famiglia, intercultura, allieva e scuola. Tra famiglia e intercultura c'è un rapporto privilegiato perché intercultura non è un ente astratto, ci sono i volontari, quindi si crea proprio, ci sono delle riunioni ad hoc, ci si sente proprio accompagnati. Io quando ho mandato le mie figlie non ero volontaria, per cui partecipavo alle riunioni, erano quasi sedute terapeutiche, perché in realtà si parlava col cuore in mano e perché è vero, come diceva nel video prima, non mi ricordo più come si chiama, Ascani. Marcello, sì. Marcello, è vero, ci sono gli alti e bassi e quindi gli alti e bassi non li vivono solo i ragazzi, li vivono anche i genitori di conseguenza, perché avere figli così lontani, anche Skype, anche tutte le chat, tutti i social che abbiamo, ma comunque la preoccupazione esiste. E devo dire che i volontari sono bravissimi ad aiutare i genitori a sopravvivere, tra virgolette, a sopravvivere in questo distacco. In realtà poi con la scuola, lì dipende, ci sono esperienze molto fortunate, ci sono esperienze un po' meno fortunate. Il consiglio che devo dare è meno fortunate perché, intendetemi, non perché vadano male, ma semplicemente perché magari c'è nel gruppo dei docenti c'è qualche docente che non è così pro causa, insomma, così ben disposto ad accettare queste esperienze. Devo dire che comunque il suggerimento che mi viene da dare, da ribadire per i ragazzi, di tenere i contatti costantemente con i docenti o comunque con quei docenti che sembrano più aperti, e ai genitori di farsi vedere durante i consigli di classe, di mostrare anche il loro interesse perché l'esperienza vada bene, ecco. Ok, grazie mille per le risposte che hai dato. Stiamo ricevendo tantissime domande, ci scusiamo se non riusciamo a rispondere a tutte le domande in diretta, cercheremo di farlo poi via email. Silvia, volevo chiederti un'ultima cosa. Abbiamo parlato tantissimo direttamente agli studenti, ai ragazzi che ci stanno seguendo. Un consiglio invece alle famiglie, ai genitori che ci stanno ascoltando? Mi viene in mente una domanda che mi ha fatto una collega quando ho saputo che le mie figlie erano partite, una considerazione. In realtà dice, vabbè, in casa tua, tu docente di inglese, in casa tua per forza è venuto facile partire. No, non è stato così facile, non è stato così immediato. E io lì per lì le ho detto, guarda, la fatica che ho fatto è stata aprire la porta. Poi invece pensandoci, no, non è vero, non ho solo aperto la porta, li ho proprio accompagnati questi ragazzi. Non mi sono sostituita alle mie figlie, perché è fondamentale davvero considerare che è la loro storia, il momento veramente più importante della loro vita, fino ai 17 anni. Per cui aiutarli, sostenerli, ma non sostituirsi a loro. Questo è l'errore più grande che uno può fare. Se il ragazzo è tentenna e non ha grandi desideri di partire, piuttosto che resti a casa, perché partire controvoglia diventa poi, può avere degli effetti controproducenti. Se invece ha grande entusiasmo e magari le cose non è che si prospettino tutte rose e fiori, sostenerli in toto, sì. Grazie mille. Passerei ora all'ultimo argomento. Siamo quasi alla fine del nostro web seminar e vorremmo parlare adesso di quello che intercultura porta nelle nostre vite e di come le influenza. Chiederei quindi a Lorenzo di collegarsi. Eccomi Martina. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Appunto, vorrei chiedere a te come l'esperienza che hai vissuto in Costa Rica o comunque con intercultura poi come volontario ha cambiato la tua vita. Ma prima voglio farti una domanda. Ormai sono passati diversi anni da quando tu sei rientrato, ma prima c'era un ragazzo che chiedeva come è stato affrontare l'ultimo anno di scuola superiore, visto che appunto avevi appena fatto l'anno all'estero. Sono passati un po' di anni, però in realtà quello che mi ricordo io del mio rientro è una sorta di spinta di energia che ti veniva dall'esperienza che avevi appena vissuto,
e che quindi era come se quasi non ti facesse più paura quello che dovevi affrontare. Ovvio, tutti i ragazzi che sono partiti con me hanno avuto trattamenti un po' diversi, anche perché non c'era ancora una legislazione molto chiara in materia, però io mi ricordo che il ritorno è talmente un'emozione forte, uno ritorna con un'energia talmente particolare che può superare anche con successo gli ostacoli del ritorno che ci sono, ovviamente. Ok, grazie mille. Dai, allora raccontaci come ha influenzato Intercultura la tua vita. Grazie. No, intanto mi volevo scusare per la location un po' informale del mio intervento. Cioè, tutti sono intervenuti in uffici o studi o insomma, saloni particolari. Io sono nella mia stanza, perché comunque io sono di Mantova e qua in questa zona di solito alle 7.45, 8 si inizia già a mangiare, quindi insomma non vedo l'ora, sarò veloce. E, però ho deciso di fare il mio intervento in questa stanza anche perché è la mia stanza stessa a parlare di come l'esperienza di intercultura ha cambiato la mia vita in toto, nel senso che non è stato un anno all'estero, io ho fatto 6 mesi in Costa Rica nel 2010, non è stata un'esperienza limitata all'estero e a quei 6 mesi, ma è stato qualcosa che davvero è entrato come una botta all'interno anche di tutti i miei progetti futuri. Qua dietro vedete un sacco di cartoline da tutto il mondo più o meno, e sì, sono cartoline che ho ricevuto, nonostante le Poste Italiane non siano famose per la loro velocità di consegna, ho ricevuto da tutti gli amici e da tutti i colleghi che ho incontrato e con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Io ora faccio il giornalista, sono un giornalista freelance, sono quasi in partenza perché tra poco parto per la Catalogna, dove stanno succedendo cose molto importanti. E anche nella mia professione ricordo sempre che Intercultura è stata un po' la scintilla tra me e il giornalismo, tra me e il mio progetto di essere un giorno giornalista. E è stato stando in Costa Rica che ho imparato a raccontare le cose, a vederle oltretutto e spesso anche ad accettarle, perché è stata un'esperienza che mi ha allargato le mie visioni, ha allargato i miei orizzonti e mi ha fatto capire che Mantova è bellissima. Nel 2016 è stata anche capitale italiana della cultura, però là fuori c'è tutto un altro mondo, là fuori ci sono un sacco di opportunità e là fuori c'è tutto un mondo inesplorato da conoscere. E farlo a 17 anni è un'esperienza che davvero, io ripenso a quando avevo 16 anni, anch'io ero lì confuso a guardare quello che mi offrivano le varie organizzazioni e quello che mi poteva offrire Intercultura, e davvero non avrei mai comunque pensato, non capivo bene cosa fosse il suo progetto educativo. E poi magari parlando con i volontari, sono anche diventato volontario, oltretutto prima pensandoci, parlando con gli altri, insomma ascoltando gli altri volontari che sono intervenuti, mi sono ricordato che il presidente del mio centro locale in cui avevo fatto le selezioni e insomma in cui avevo con successo passato le selezioni, mi aveva detto dai, io dopo quando torni dalla Costa Rica vieni a fare il volontario. E io gli avevo detto ma no, neanche morto, ho un sacco di robe da fare, dovrò recuperare la scuola eccetera eccetera, e non avevo davvero idea, non assolutamente. E però appunto con la spinta di energia di cui ho già parlato, alla fine sono diventato volontario e l'ho fatto anche per diversi anni e lo sono tuttora nel centro locale di Mantova. E, che dire, io pubblicizzo tanto, nel senso di parlare assolutamente con i volontari del vostro centro locale, perché so benissimo che all'inizio le impressioni, le domande siano tantissime e si sia confusi su tutto. Parlate con uno che all'inizio della sua esperienza voleva andare chissà dove a imparare chissà quale lingua, l'inglese, e poi è andato in Costa Rica e ha vissuto i 6 mesi più belli della sua vita. E non sono stati mesi ovviamente privi di ostacoli, di difficoltà,
Però appunto Intercultura ti mette davanti con il suo progetto e anche con il suo sostegno, perché anche i volontari mi sono sempre stati vicini anche all'estero. A me, anche con le difficoltà e gli ostacoli, insomma, riconosco che è riuscita a darmi un po' di competenze, di quelle competenze trasversali che adesso nel mondo del lavoro sono importantissime. Anche il mondo del lavoro ormai, a parte essere multiculturale, richiede un approccio non solo tecnico, ma proprio come persona, e di certo esperienze come questa e saper affrontare i problemi da soli in questa maniera, a magari a migliaia di chilometri di distanza da casa, sono sicuro e garantisco che possano fare la differenza. L'unica cosa che tengo a ricordarvi è che, vabbè, io ho le cartoline qua in stanza e se potessi vi farei vedere un 360 della mia stanza, che è tutta piena di cimeli e di ricordi del mio viaggio in Costa Rica. Però, cioè, la mia esperienza non è stata limitata a me, non è stata limitata alla mia stanza, ma prima di tutto è coinvolto tutta la mia casa, quindi tutta la mia famiglia. Abbiamo anche ospitato una ragazza subito dopo il mio ritorno dalla Costa Rica, e anche durante la mia esperienza la mia famiglia è stata particolarmente coinvolta, fin dalle selezioni, diciamo, e poi ha coinvolto la mia comunità, a parte con la ragazza che abbiamo ospitato, anche con i miei racconti. La Costa Rica è diventato uno dei paesi più famosi qua a Mantova, e perché spesso ne porto ricordo ai miei amici. È un percorso che ha anche coinvolto tutti i miei insegnanti, tutti i miei compagni e la mia scuola. Non è stata di certo un'esperienza limitata alla mia stanza, è stata quell'esperienza che secondo diciamo il lemma di Intercultura, incontri che cambiano il mondo. Vedo che Martina mi sta dando dei segnali, come al solito sono rimasto un po' lungo. No, va benissimo Lorenzo, grazie mille per averci raccontato la tua esperienza. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Siamo giunti alla fine di questo web seminar, grazie Lorenzo, grazie Veronica, Silvia e Renata per aver partecipato e per aver spiegato che cos'è Intercultura. Prima di concludere chiederei alla regia di mandare le slide che riguardano i nostri social. Tra un po' dovrebbero apparire. In ogni caso potrete seguirci su Instagram, su Twitter, su YouTube, su Snapchat e su LinkedIn. Questi sono appunto i nomi dei nostri profili, prendetene nota. Comunque potete trovare anche appunto i diversi social sul nostro sito. Grazie mille per tutte le domande che ci avete fatto, ci scusiamo davvero tantissimo se non siamo riusciti a rispondere a tutte, ma ovviamente dovevamo seguire una tabella di marcia. Cercheremo di rispondere via mail, ma quello che vi consiglio davvero è di contattare i volontari della vostra zona, come vi ha illustrato prima Veronica. Se abbiamo lasciato i nostri contatti sul sito e se siamo diventati volontari è perché lo facciamo col cuore e ci teniamo a spiegarvi qual è la realtà di Intercultura e come può cambiare la vostra vita partecipando a uno di questi programmi. Prima di lasciarvi vorrei condividere con voi un video di 2 minuti che racconta una ricerca di Intercultura che ha fatto su 900 ex partecipanti ai programmi che sono partite appunto negli ultimi 30 anni e che proprio come Lorenzo sono tutti concordi nel dire che è stata un'esperienza che ha cambiato la vita. Quindi vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona serata e in bocca al lupo. E la curiosità genera curiosità, quindi quando torni invece sei molto più curioso di altre cose. Io sono stato un anno in Repubblica Dominicana, l'anno scorso ho imparato lo spagnolo, ma soprattutto ho imparato la cultura dominicana, ho conosciuto tantissime persone da più di 10 paesi in tutto il mondo. Mi chiamo Lucrezia, sono stata negli Stati Uniti, in Wisconsin, per un anno. Credo che il problema di andare all'estero per noi ragazzi sia oh mio Dio e se poi non trovo amici, oh mio Dio e se non mi piace la famiglia. Ecco, tutti questi problemi io non ce li ho avuti, mi sono trovata benissimo. C'è qualcosa che porteresti di quel modello in Italia, dalla scuola americana a quella italiana?
Mi piace della scuola americana il fatto che ci sia molta più indipendenza da parte dei ragazzi per quanto riguarda lo studio individuale e anche il fatto di poter scegliere le materie da soli, i corsi da soli e il livello stesso delle materie credo che potrebbe portare sicuramente miglioramenti anche nella scuola italiana. Che cosa ti è mancato dell'Italia? Il cibo, che domande! Che cosa ci racconta questa ricerca? Che nonostante le difficoltà economiche che contraddistinguono la scuola, il paese e così via, il processo di internazionalizzazione delle scuole sta aumentando e c'è una stima incoraggiante di ragazzi che decidono di fare un periodo all'estero e quindi diciamo un percorso molto importante che vale la pena davvero sostenere il più possibile. Che cosa cambiereste della scuola italiana? Per certi aspetti è molto buona, però è troppo vecchia, troppo antica, perché tu prendi il libro, studi quelle pagine, ripeti a memoria, che poi dopo 3 mesi ti sei dimenticata se non ti interessa davvero l'argomento. Sono stata a Panama per un anno e io della scuola italiana cambierei il fatto che noi vediamo molto la scuola solo come... diciamo un posto in cui vado, studio e me ne vado. Invece a Panama è molto una comunità e i ragazzi si sentono in debito con la scuola e per esempio si fanno tante ore di volontariato e per diplomarti devi totalizzare un certo numero di ore di volontariato per la scuola. Sì, è, diciamo, è molto meno nozionistico come sistema scolastico. Il modello cinese è molto diverso dal modello italiano. Gli studenti cinesi vivono a scuola e in questo contesto hanno attività organizzate tra di loro come studenti, sì, tipo campus, vivono, mangiano e studiano a scuola.